probabilmente, vabbè, innanzitutto complimenti a Piacenza che ha giocato una super partita punendo tutti i nostri errori, a volte errori abbastanza evidenti, altre volte insomma, è stata brava Piacenza a metterli, a scoprire come si dice il nervo. Noi probabilmente siamo un po' scarichi anche perché questa è la terza partita in 3 settimane dove abbiamo incontrato squadre di primissimo livello, 2 delle quali in trasferta. E stasera obiettivamente abbiamo fatto una partita un po' appannata, un po' opaca, e lo si è visto proprio dai dettagli che non hanno mai funzionato. Poi abbiamo cercato di rientrare più di reazione nervosa che di sistema, di gioco, e alla fine sono tutte le volte che sembrava che fossimo vicini a rientrare, perdevamo la maniglia, e quindi niente, una partita nata male, finita peggio. Nel senso che Piacenza non l'ha mai vista con Bergamo, comunque poi si è ripresa, ha vinto a Crema, alti e bassi, nessuno più a punteggio pieno, tante squadre probabilmente domani sera al vertice della classifica, un campionato che si decide tra 6 mesi. È un campionato sicuramente di altissimo profilo, soprattutto al vertice. Io penso che il calendario abbia un significato importante in queste prime partite, perché gli scontri diretti sono abbastanza importanti. Diciamo che noi fino ad oggi lo spreco brutto che abbiamo fatto con Faenza, a Faenza, dove effettivamente lì abbiamo sprecato una bella occasione, poi ci sta a perdere a Piacenza, perché comunque Piacenza è una squadra costruita per il vertice, e quindi cioè, se gioca come stasera penso che possa assolutamente annoverarsi tra le 4 pretendenti. Magari in altri momenti non è stata brillantissima, però sappiamo che inizio stagione lo stato di forma sale e scende. Noi stasera per esempio non abbiamo fornito una performance di primo livello, per cui quando una squadra forte gioca bene e contro una squadra forte che gioca male vince quella che gioca meglio, punto. È Piacenza una squadra forte, per me noi restiamo una squadra forte, una squadra di vertice. Questi qua sono risultati che poi sicuramente vanno annoverati solo per la classifica, non sicuramente per i valori espressi sul campo, per cui in trasferta ancora di più è difficile comunque vincere contro squadre di vertice. Noi ci siamo riusciti a Bergamo, abbiamo tenuto il fattore campo con 100, e stasera purtroppo non abbiamo giocato come le precedenti partite, valutando anche che meriti e demeriti vanno sempre sovrapposti, e stasera Piacenza ha tanti meriti. Come si costruisce un gran finale di campionato? Ma si costruisce lavorando sempre, trovando delle certezze. Stasera noi non abbiamo avuto queste certezze perché abbiamo troppo spesso arrancato mentalmente, ci siamo divertiti con un arbitraggio abbastanza strano, direi. Qua non mi riferisco alla, come si può dire, alla malafede, ma mi riferisco solo al fatto che non hanno arbitrato bene. Noi abbiamo giocato male, loro hanno arbitrato male, ci può stare. Mi auguro che non succeda spesso, purtroppo per entrambe le squadre. Poi si sa che la squadra che insegue di fronte a un arbitraggio schizofrenoide come quello di stasera, che non si capiva quale fosse il metro, si retisce di più la squadra che insegue. È ovvio che poi ci sono una serie di componenti che vanno a incidere sul risultato. Secondo me la componente principale è che Piacenza ha giocato una gran partita, noi no, e quindi il risultato ci sta.